vietata vendita e somministrazione di alcolici in zona stazione ferroviaria Giulianova. Il provvedimento immediatamente esecutivo e che ha validità dalle 7 alle 11 è stato firmato dal sindaco Ivan Costantini e vieta anche la detenzione di bevande alcoliche in un'area che comprende Piazza Roma, la statale 16, dall'intersezione con via Matteotti a quella con via Lepanto, nonché i quartieri a ridosso dello stesso tratto di via Turati. È un'ordinanza che si ripropone, l'avevamo già firmata sia io che il mio predecessore, perché nelle ore della mattina ci sono diverse persone che si recano alla stazione per poi andare al CERT e in quegli stesse ore ci sono i nostri ragazzi che vanno a scuola, quindi dobbiamo evitare. È un'ordinanza presa anche in comune accordo con i bar che operano attorno appunto alla stazione, dobbiamo evitare che ci siano persone che abusano di alcol in presenza di diversi ragazzi, soprattutto di minori, che si recano presso i plessi scolastici. I trasgressori saranno puniti con un'ammenda di 250 euro. Già in passato i titolari dei vari bar che si affacciano sul tratto interessato dal provvedimento avevano chiesto una misura restrittiva da parte del comune per scoraggiare soprattutto i balordi, spesso protagonisti di atti vandalici e anche di aggressioni nei confronti di pendolari. Sì, frutto della collaborazione, della buona collaborazione tra l'amministrazione locale e tra gli operatori che lavorano attorno alla stazione. Ricordo a tutti che noi abbiamo già potenziato il servizio di telecamere proprio in quell'area per evitare e cercare di prevenire una serie di spiacevoli episodi che purtroppo si erano avvenuti negli anni precedenti.